Normale che impazzisce, rimane solo lì senza fare niente. Quindi, una parte di Leviatano è dentro di te. Fa male? No. Ormai non più. Bene. Perché ho ancora bisogno della tua forza. Se vuoi conoscere il resto, meglio andare alla sala dei Witan. Ma certo. Allora, andiamo a vedere un attimo però. Ecco qua. Leviatano incanalato. Sembra una bestemmia però. Vabbè, non è quello il fatto. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo. Inondazione, ok. Poi questo qua è il grido di serpente che può essere migliorato. Squarcio abissale. Apre un'accelerazione in lenta espansione verso le profondità fangose del fondale marino e con il giusto tempismo invoca una tempesta abissale che colpisce i nemici circostanti. Invece questa è la limit, la finale, maremoto. Evoca una gigantesca ondata turbinante che inghiotta e risputa fuori tutti i nemici colpiti. E vabbè, questo ovviamente la impariamo. La potenziamo e ovviamente per padroneggiarla, sto cazzo. Questa invece la possiamo padroneggiare, così ce la possiamo portare ovunque. E direi il resto in realtà... Questa non è male in realtà. Tra l'altro potere stordimento 4 su 5. Questo invece... questo qua in realtà non è male. Questo non mi piace tantissimo. Questo invece non è male. Questo non è male. Però padroneggiata. Sto cazzo padroneggiata. Vabbè, tanto Leviatano non credo di utilizzarlo perché... mi trovo molto bene con quelli che ho adesso. Forse potrei mettere al posto di Odino, ma Odino è troppo forte dal punto di vista offensivo. Titano ai perri, quindi non si tocca. Eh no, mi dispiace, niente. Per capire l'incantesimo che lo vincola, dovete prima sapere chi siamo. E perché i miei avi hanno commesso una simile atrocità? Qualche risposta, finalmente. Questo arazzo... è la nostra storia, ciò che ci ha portato qui. Cioè, quelli sono i soldati imperiali. Poi si rifugiarono nella Ciclonia nord-orientale, all'incirca 170 anni fa. In cambio della nostra sicurezza, la Chiesa Grigoriana pretese che rinunciassimo alla nostra fede, marchiandoci come eretici al nostro rifiuto. Per sterminarci, come lezione per gli altri. E così venne registrato nelle cronache imperiali, poiché diversamente la Chiesa sarebbe apparsa debole, ma alcuni di noi sopravvissero. I superstiti fuggirono a nord e a ovest, e così facendo scoprirono due cose che avrebbero cambiato per sempre il nostro fato. La prima era un'antica leggenda. Rivelava come creare un nostro cristallo madre. Sì, ne ho sentito parlare. Già, ci diede una nuova speranza, per quanto falsa. I nostri antenati si convinsero di essere capaci di ricreare il divino, ma soltanto tramite un cuore abbastanza forte. Un essere che fosse in grado di incanalare flussi di etere. I cieli glielo fornirono. Un dominante, Walias. Scoprirono un rimedio dentro delle antiche rovine. Ritenevano che fosse in grado di provocare un improvviso picco nell'etere di una creatura. L'intento era far infuriare il suo Eikon. Leviatano avrebbe distrutto ogni cosa. Lo avrebbe fatto se la mia gente non avesse fatto la seconda scoperta. Un modo per fermare il tempo. Dove l'hanno scoperto? Al nord non avevano una tale magia, o l'avrebbero usata. Quando i nostri avi arrivarono qui, era disabitato. Salvo una vecchia strega che viveva su... Oddio, la vecchia strega? Il corpo era consumato dalla maledizione. Il crudele prezzo di lunghi anni al servizio dei Tain del Nord.
Volevano a tutti i costi impedire la caduta di Occhio di Drago e le chiesero una magia per fermare il tempo. Ma Occhio di Drago alla fine cadde. È così. Quando riuscì a perfezionare la magia necessaria, era ormai troppo tardi. Mi sono illuso. Per punirla del suo fallimento, i Tain la esiliarono in questo luogo desolato per vivere i suoi ultimi giorni. Vedendo come stava, i nostri avi decisero di prendersi cura di lei e in cambio lei diede loro l'incantesimo. E anche se fosse morta, il retaggio sarebbe vissuto. Ci stava pietrificando lei. Armati delle conoscenze degli antichi e dei segreti del tempo, i nostri antenati intrapresero un piano ambizioso. Avrebbero creato un nuovo cristallo madre, incantandolo affinché fosse in grado di durare per sempre. E finalmente il nostro vagare, le sofferenze, sarebbero finiti e sarebbe tornata un po' di prosperità. L'unica cosa che serviva era il sacrificio di un singolo neonato. Un piccolo prezzo da pagare. O almeno così credevano. Un'altra vittima della cieca dipendenza dell'uomo dai cristalli madre. Conosciamo la fonte del sigillo. Come ripristiniamo il flusso del tempo? Ricordi la cupola di luce in cima alle scogliere a ovest? Dentro ci sono le rovine di un vecchio tempio. È lì che la strega costruì la verga, che serve a incanalare il suo etere rimanente nell'ondata. Ma è da tanto tempo che nessuno ci mette più piede. E adesso ci sono altri che lo rivendicano per loro. Quindi dovremo combattere. Forse è meglio se uno di noi resta qui. Il villaggio potrebbe essere in pericolo. Abbiamo visto l'etere di Walias scorrere in ogni direzione, ma ha incontrato un solo famiglio. Ce ne saranno altri. E se anche uno solo dovesse arrivare fin qui, dubito che le mura lo terrebbero fuori per molto. Allora resterò io. La Fenice proteggerà la tua gente, tributaria. Ti sono molto grata. Molto bene. Sarà meglio partire subito. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Ok, quindi qualche risposta è arrivata. Però ancora ce ne sono molte altre che... La verga non è facile da trovare. Prima dobbiamo andare a nord, poi a ovest, nel cuore della foresta. Ok, non ci sono altre side quest, mi sembra. No, fortunatamente no. Quindi possiamo andare un po' più avanti. Ah, ecco, vedi, posso teletrasportarmi qua, così non faccio tutta sta strada. Andiamo un po' più avanti, giusto per vedere la situazione. Poi dopodiché stacchiamo. Sì, da qua giusto. Mi sembrava strano, stavo vedendo... C'è un cancello più avanti. Dopodiché... C'è un gruppo di antiche rovine. Il tempio delle ore, come lo chiamiamo noi, è raggiungibile solo attraversandole. Oh, d'accordo. Salve. Arrivederci. La foresta brulica di vita per lo più affamata. Per questo teniamo sempre il cancello chiuso. E per questo porti quel grosso martello, immagino. L'hai notato, eh? Beh. Se vedi una donna che ti si avvicina con un gran, con una grande... Che poi, più che martello, mi sembra un'ascia alla fine. Cioè, se la vedi, è un'ascia, quindi... Il tempio è là sopra. Due domande me le faccio.
Non si raggiunge soltanto dalle scogliere. Cazzata come un mostro. Ah, ho sentito che c'era un... Che poi tra l'altro Final Fantasy XVI doppiato in italiano. Queste sono le rovine. Già. Da quanto ne sappiamo, fanno parte dello stesso complesso del tempio. Se penso a tutte le persone che un tempo vivevano qui. Addirittura, quindi ci sono anche le rovine. Ah, si sono impegnati però comunque, dai. Gliene do atto. Hanno fatto un paio di biforcazioni, le hanno fatte nella mappa. Sono impegnati un po', dai. Cos'è uno jaguaro quello? Jaguaro del tempio. Eh sì che ti combatto a te. Mi dispiace, ma ti parrio perché mi piace parriarti. Aia. Oddio. Effettivamente con questo setup non ho attacchi dalla distanza. Effettivamente parlando, ho soltanto attacchi ravvicinati. Qualche cosa dalla distanza, che era ciò che mi dava in realtà Bahamut, non era male. E che però la traslazione della Fenice è troppo comoda. Come cazzo faccio a toglierla? Anche Odino. Cioè l'unico che dovrei togliere in realtà sarebbe lui. E che però lui, minchia. Ho il Perry con Titano. Come faccio a togliere Titano? Titano è la mia essenza di gameplay. È vero che l'abilità ce l'ho con la Fenice per il Perry, però... Cioè, lui ce l'ha di base anche. Rinunciare alla Fenice per mettere Leviathan, magari? Però vedi, con lui mi posso avvicinare subito. Dovevano metterne 4, vedi? Con 4 eravamo a posto.
A meno che mi faccio effettivamente un setup per i boss e un setup per l'esplorazione della mappa, che è la cosa migliore. Perché con il boss, volendo, posso fare anche... Sì, effettivamente dovrei fare quell'altro anche per attaccare a distanza, che non è male. Boh, posso. Easy. Mi ricordano casa mia. Sei oh. Del nord, quindi? Sì. E... no. Capisco. Andiamo, un altro jaguaro. Oh oh. Ok, vabbè. Qui. Ecco, la cosa intelligente di Leviathan è che comunque sia ti fanno caricare lo stesso. Guarda che bello col braccio teso lì, Piero. Perché si è buggato? Ah no, lo posso tenere praticamente fino a che non cambio... Ah, quindi una volta che fuoriesco il braccio non lo posso più rimettere dentro. Cioè mi rimane il braccio teso così. Vabbè, ci sta alla fine, dai. Comunque è bello Leviathan, mi piace effettivamente, non è male. L'ho sottovalutato come gameplay. Vedete quella caverna lassù? Chiunque ci vivesse ha scolpito una rampa di scale nella pietra. Un modo per salire e per arrivare a qualsiasi cosa ci aspetti lì. Cioè non ho bisogno neanche di avvicinarmi agli avversari in questo caso. Quindi Fenice tecnicamente potrei anche toglierla, perché tanto attacco dalla distanza con Leviatano. Nel momento in cui si avvicinano switcho, e switchando praticamente sono a posto. Oddio, battaglia? Quindi volendo potrei anche utilizzare questa strategia. Eccolo, il tempio dimenticato dal tempo. Tempio delle ore. E la verga è all'interno? Sì, dalla navata si vede l'area dell'incantesimo. Che c'è? Non lo so. Probabilmente nulla. Allora, aspettate un secondo, sistemiamoci sto setup. Allora. Qui in realtà potrei anche evitare Fenice. E potrei tranquillamente buttare Odino. Così abbiamo Odino. Poi Leviatano. E poi qui invece... sì. Questo non mi serve più, perché tanto ho Leviatano che mi attacca dalla distanza. Così ho praticamente due per attaccare vicino e uno per attaccare da lontano. Perché costruire qui la verga? E far avvicinare gli altri. L'incantesimo serviva per occhio di drago. Easy. E questo era l'unico punto con una visuale diretta. I Tomberry. I Tomberry pensano che queste rovine siano loro. E sembrano felici di vederci. Tu.
Oh, 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 oh. Oddio! Infami bastardi! Psiu, 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 psiu! Oscurità cala! Ah, 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 oh, 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 oh. Popolo sembra crescere, come se si cibassero della nostra sofferenza. E certo, i tomberri sono infami per questo. I tomberri si nutrono d'odio. Quindi è un dungeon pieno di tomberri, mi stai dicendo? Carino. E noi li ammazziamo tutti, qual è il problema? Sì. Eccolo qua, vedi? Accessori per Leviathan, giustamente, che prima o poi dovevano arrivare. Oh! Oh! Il re Tomberry? Cazzato come una belva. Minchia. Minchia, questo con un colpo mi sciotta, easy. Tomberry maestro. Sentiti libero di chiedere. Io ti pario intanto perché. E ora ti elimino con Leviathan. Ah. Hai evocato i mini Tomberry? Oh oh, ho fallito. Ti pario di nuovo. Bello. Ci arrivo, mi sa, 5. Merda. Oh, oh. Oh, oh. Cazzato come una bestia. Sono pronto, posso pariarti ora. Ah. Minchia, non lo posso variare questo. Minchia, quando è rosso non lo posso variare. Porco troia. Sei un po' infame, eh? Cazzo. Thank you.
E ora colpo di grazia. Addio. Olè. Buono. Pirite. Questo mi serve per fare sicuramente un'altra arma. Poteva andare peggio? Immagino. Sì, beh. Se la foresta mi ha insegnato una cosa, è che c'è sempre qualcosa di peggio. Cazzato come una bestia, bro. Però bel combattimento, mi è piaciuto. Bravo Tom Berry, mi hai divertito. E una volta che riprendo confidenza con i comandi. Qui c'è un altro accessorio sicuro di Leviatano. Ah no. Oh. E in realtà dobbiamo fare attenzione perché non vedo lo jaguaro. Non mi piace sta cosa. Eccoci qua. Era esattamente questo che non volevo. Minchia, ero convinto di aver schivato. Sono pronto per parriarti, amico mio. Non ci credo, si è spostato. Non si fanno. Sono pronto per parriarti, amico mio. Mi prendi? Ops.
zacche te. Stavolta. Stavolta. Devi riprendere un attimo la mano coi comandi, ma per il resto. Oddio, non mi piace sto ponte. Spunta Gilgamesh. È il della cupola, sì. Ma è quello che c'è qua fuori che mi preoccupa. Eccoci, minchia. È quello che c'è qua fuori che mi preoccupa. Non mi piace sta frase. Che boss fight? Sì, palesemente arena di una boss fight. Eccola. Oh! Vabbè, dai, lui l'abbiamo affrontato. Tutti migrati sud. Solo quelli deboli. Quelli deboli. Hai sentito, Sid? Ah. Aia. Eppure picchi, eh? Oh oh. Dovresti scoprirlo, fidati. Arretra. Io ti tengo a distanza così easy. Ti dispiace? Eccola. Non credo di arrivare al livello 5, e invece sì, godo. Non credo però di poter sfruttare lo Zantenzuken. Esatto. Vabbè, rip, lo sfruttiamo dopo. Oh. Odio sempre questa parte. Ora presto vedrai. Preparatevi. Suca. Oggetto tossico. E io quindi ti sparo. No, mi ha preso. Minchia, ha fatto il doppio lancio. Bravo, bravo. Bel moveset. Questo era prevedibile. Qua lo finiamo. Dovevo mettere lo Zantenzuken subito. Perché neanche qua ci arrivo. Fanculo. Già. Niente, rip. Eppure... no.
Peccato. Lo volevo finire con lo Zantensuken e non ce l'ho fatto. Volevo fare la chiusura di stile. Scaglia Melmosa, riflesso del fulmine. Vabbè. Leviathan in combinazione con Odino è ottimo in realtà, che mi aumenta tantissimo il moltiplicatore. Come nell'ondata. È molto 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 figo. Un altro peccato dei miei avi. Andiamo. Bello il dettaglio che sono sporchi di sangue.